stata la prima volta che si è accostato un nome di un animale ad una divinità? Quando è uscito Prince of Persia? Questo gioco, uscito a cavallo degli anni 90, è stato penso uno dei giochi più difficili in assoluto dell'epoca, e anche adesso rimane non tanto facile da giocare, sia per i controlli che sono un po' macchinosi, sia perché la difficoltà in effetti è tanta, quindi ci farà incazzare non poco. Che cos'è Prince of Persia? Prince of Persia è un'avventura 2D bidimensionale, scorrimento orizzontale, dove vestiremo i panni di un roscio della Persia che deve salvare la principessa. Dato che vuole il trono, ha rapito la principessa. Noi dobbiamo salvare la principessa. Come? Il gioco finisce quando finiscono i 60 minuti. A sinistra, in basso, abbiamo il livello di energia, 3 tacchette per adesso. Questa energia può essere aumentata prendendo delle fiale di energia che potenziano appunto questa cosa. Il nostro scopo è quello di salvare la principessa. Per salvare la principessa dobbiamo raccogliere un'arma. Stiamo andando per l'appunto a raccogliere quest'arma. Allora, premete bene i tasti perché sennò quasi muore all'istante. Bisogna evitare trappole tipo questa qui, evitare cadute dall'alto e sconfiggere a duello i vari nemici che incontreremo. Ci sono tantissime trappole da evitare, marchi ingegni da attivare, cioè queste pedane su cui andare per premere, bisogna premere queste pedane. Bisogna stare attenti però a delle fiale che sono uguali a quelle normali, insomma, che ripristinano l'energia, soltanto che ti uccidono all'istante. In questo gioco praticamente ci sono due cose fondamentali: la fase esplorativa e la fase dei combattimenti. Allora, per quanto riguarda i combattimenti, ancora non ho capito sinceramente come funzionano. Col tasto, diciamo, per fare il passo corto, questo qui, si para il colpo. Il tasto per fare il salto, questo qui, il secondo, si affonda il colpo, soltanto che non ho ancora capito come combattere bene, insomma. Ancora non mi ci è arrivato il cervello. Ed ecco qui la nostra spadina, che forse riuscirò a raccogliere, perfetto. Andiamo a sconfiggere gli sgherri del visir. Ecco fatto. Shalom. Una cosa brutta è che quando morite ricominciate da capo, dovete rifare tutta la strada da capo, tutta quanta. Ed ecco qui un'altra volta la nostra spadina. Vediamo di riuscire ad arrivare incolumi al primo combattimento, così vediamo come strutturare. Impugniamo la nostra spadina. Ecco fatto. E dai! Senza essere toccato minimamente. Ok, e abbiamo completato il livello, in teoria. Qua mi pare che c'era la leva da premere, perfetto. E abbiamo completato il primo livello. Se non ricordo male, ce ne sono qualcosa tipo 12. Noi faremo pezzo per pezzo. Scordatevi che finirò il gioco in una botta sola, cioè non esiste proprio. Piano piano andremo avanti, con tutta la calma del mondo. Ok, becchiamo il secondo tipo. Ecco fatto. E dai, è così! Ricominciamo. Ogni qualvolta si finisce un livello vi danno una password con la quale ricominciare. Ciao quel porco addolorato. Ok. 50 minuti. Oh, ecco una fiala che vi dicevo poc'anzi. Prendiamo la fiala. Acci tua. E dai che so più veloce di te, mortacci tua, di quando rifiati. E dai,
Sono una botta, mi ha dato, però va bene così. Ok, andiamo avanti qua, chi abbiamo? Oh, e sei pazzo? Ma mi viene avanti così senza dimmi niente? Ci tua. E dai, è così. Qua ogni volta è una conquista, eh. Allora, se non ricordo male, c'ho l'Alzheimer, però su queste cose la mia memoria funziona abbastanza bene. Questa è la fiala che vi dicevo che prendendola vi secca all'istante. Quindi noi la snobbiamo. Mi ricordo che qua sopra. Ma raga, ma che cazzo di memoria c'ho? Porca ma così mi fanno sempre un terrore. Qua sopra, che ci sarà qua sopra? Sì, parte fare ginnastica. Mamma mia. E dai, è così? Che c'è qua? Niente. Madre di Dio! Cioè, ci sto sopra e non sono morto. Non so come ho fatto. Minchia, stavo una, adesso ne ho quattro. Ma non vedi quanto so coatto? Ma dove cazzo vai? Te tiro per l'aria. Te. Tacci tua. Oh! Tacci tua. Ah, mamma mia. Sì, e qua? Come... Mamma mia. E dagli così. Mamma mia, poi c'ho riflessi tembra tipo. Andiamo a 5 con questa. Grazie, ce la prendiamo, scendiamo. Ok. Oh Cristo Dio quanto me vedo male qua. Mamma mia! Santo Dio! Ok, scendiamo piano. Scendiamo piano per non far rumore, diceva qualcuno. Oh, devi scendere! Cristo santo, ma che sei de goccio? E poi accadono anche queste meraviglie, perché no? Lo sa. E vaffanculo. Oh, non è che c'ho tre cose. Oh. Qua c'è la parte più difficile del gioco. Perché scendete e morite come bestie proprio. Guarda, non vi fa scendere come vedete, quindi è un problema. È un problema. Porco due. Madre di Dio, ci sono riuscito, ragazzi. Ci sono riuscito e non so nemmeno come. Ci sono riuscito e non so nemmeno come. Cazzo! Allora, questa non me la ricordo per niente. Ok, subito capocciata contro il muro. Ok. Che abbiamo qua? Ok, sopra che non si apre. Andiamo qua. Contro che facciamo? Mamma mia, mi stava strozzando. C2. Oh, e sto a premere. Cioè, ma morirai, cazzo? E dai, è così? Allora, che avevo detto all'inizio, la parte esplorativa era molto importante, no? È giusto se non fosse per il fatto che non mi ricordo una mazza, non so dove sto. Porca madosca, ladra. Non so un cazzo. Non mi ricordo una ceppa. Ah, bello, ma che va più a per culo, ma che non ne vedo. Attenzione, subito la parte finale. Col tizio. Ecco.
tua. Ah, non so se devo attivare quella piattaforma. A parte ci dovrebbe essere scritto, mi sa. Se non vado errato, ci dovrebbe essere scritto che la porta si è aperta. Piano. Vediamo un po'. Ok. E finiamo anche sto livello. Cito, ci mancava pure. Allora, come si dice, io sono meticcio e sti cazzi non mi impiccio, quindi sotto non vado assolutamente. Non mi ricordavo questo. Madosca, un specchio del porco. Che sarà mai sta leva, non si sa. Qua che è quella che mi crepa, no? Oh, no. Allora, piano. Porco. Qua. Non c'è seconda. Se faccio così. No. Se faccio così. Vedi che storia. Dai! Completato il quarto, ragazzi. Alla prossima avventura con il principe della Persia, Roscio. Bella!